ed è molto bella. E ti lascio a chi ti conosce, ma soprattutto ti lascio, mi auguro, a chi ti conosce meno e ha desiderio di sentire e di scoprirti. Prego, Raffaella. Sì, grazie Laura. Cercherò di essere breve perché è difficile parlare di due libri che sono così diversi, anche se hanno, come hai detto tu, punti in comune. Innanzitutto, per entrambi, per la scrittura di entrambi, ho compiuto un esercizio diverso da quello che ho compiuto normalmente. Non sono libri, diciamo, prettamente lirici e autobiografici come tutti gli altri, sono libri tematici. Quindi lo sforzo e anche l'interesse è stato uscire, diciamo, da me e andare a raccogliere in un altrove determinati spunti, come hai detto tu, nell'Antico Testamento e nella mitologia classica. Questo è quello forse che fanno non tanto i poeti quanto i narratori quando si scrive un libro, un racconto di prosa. Forse si fa questo, cioè si esce da se stessi e si va a cercare qualcosa in altri personaggi, in altri eventi, per poi riportarlo a noi. Io per questa sera avrei scelto forse un filo conduttore per parlare di entrambi, che potrebbe essere la parola. La parola naturalmente ha varie accezioni. Iniziamo forse con la parola dal punto di vista del libro da sfondo veterotestamentario. Allora, in ebraico intanto parola si dice dabar o debara. Teniamo presente che l'ebraico è una lingua consonantica, quindi si scrive soltanto con consonanti. Dabar quindi è D-B-R. E ho giocato sull'accostamento con l'altra parola che dà titolo al libro, che è midbar. Midbar quindi è soltanto l'aggiunta di una memma, di una lettera memma, a D-B-R. Quindi midbar è D-B-R e dabar. Quindi il bar, che significa deserto, potrebbe essere inteso come il luogo della parola. La parola che nasce dal deserto e al deserto ritorna. La parola che ritorna, che nasce dal silenzio e che al silenzio ritorna dopo aver attraversato varie dimensioni. Dabar, parola in ebraico, significa anche vento. E io mi sono chiesta come la parola può diventare un evento. La parola è evento quando esce dalla cristallizzazione, esce da qualcosa che la circoscrive, si espone al divenire. E questa parola, evento, che si espone al divenire, che attraversa il tempo e che attraversa le distanze, nella mitologia classica potrebbe essere accostata personaggio femminile che è Iris, ovvero la rappresentante un po' dell'arcobaleno e che è la controparte di Hermes. Iris, la messaggera, a differenza di Hermes, è la parola che viene annunciata, spesso un annuncio funesto rispetto a quello di Hermes. E come la parola Bipar, Dabar, attraversa tanti deserti, così Iris attraversa i monti. Questa messaggera passa dalla terra, ai fondali marini, arriva perfino nell'Ade, dove raccoglie l'acqua di Costige, che è importante per i giuramenti. E quindi intanto potremmo avere questo accostamento, ma la parola poi assume tante connotazioni. Ad esempio, sempre nella mitologia, è Eco. La parola inutile, vuota, vuota perché Eco raccontava delle storie a Zeus, Era, per distrarre Era dai tradimenti di Zeus. Quindi viene punita proprio con lo svuotamento della sua stessa parola, Eco, che potrà soltanto ripetere l'ultimo suono di una parola. Oppure è Cassandra, la parola che non viene creduta. Anche Cassandra, diciamo,
diciamo, peccato. Il peccato è quello di Cassandra, è quello di aver voluto carpire da Apollo, il dio della luce, il dio della poesia, dell'arte, ma anche della caccia, perché è fratello di Artemide, di aver voluto carpire il dono divinatorio della profezia, ma senza donarsi a lui. Quindi viene punita da Apollo perché vuole un dono senza donarsi, vuole una visione fredda senza la capacità di partecipare emotivamente, di darsi ad Apollo. Oppure c'è Procri, che rappresenta la parola fraintesa. Però io direi che inizio a leggere forse, sì, perché se no... La fai all'inizio, se no poi bruci tutto nella parola, a proposito di parola. Inizio è proprio dal libro Mizzana. Leggo l'inizio e la fine della prima poesia, che si chiama proprio Dabar. Ogni parola è un passo, cambia nel dirsi e nell'ascolto, come una distanza raggiunta con il corpo e superata. Ogni parola è un balbettare, forte dell'inciampo con quel suono libera mano a mano. Nasce dal deserto e non lo lascia, mentre lo attraversa ne spinge il confine più lontano. E nel silenzio si vede riflessa, incinta di echi, come il profeta che muore, carico di futuro, sulla soglia della terra promessa. Questa era un po' la prima poesia programmatica, ma sempre da Midbarra leggerei Babele. Babele è sempre in tema di parola, perché in Babele la parola è una parola funzionale, che ha perso, diciamo, tutta la connotazione umana. È la parola di un popolo talmente indaffarato in un'impresa, che è quella della costruzione della torre, che usa la parola, una parola omologata e omologante, un'unica parola, uguale per tutti, e si scorda proprio della dimensione più naturale del vivere, perché appunto questo popolo è preso da una volontà ancora più... Il problema non è l'ambizione di raggiungere il cielo, il problema è proprio questa incapacità di vivere la relazione in maniera umana, ma di viverla semplicemente come funzionale ad uno scopo. Cercammo un nome per paura della morte, squadrammo la parola, e la parola argilla scortò che era terra, reclamò l'altezza di una torre, divenne più preziosa della vita. Per lei rinunciamo al tempo del riposo, alla carezza, allo spazio che differenzia il senso. Finché fu il mondo un'evidenza senza volto, rumore di fondo che nessuno ascolta. Ma nella dispersione capimmo che il nome d'ora solo se dalla voce affiora l'uomo. Molto bella, molto bella. Senti, io non so, ne leggerei un'ultima da Midbarra, sì, però poi temo di non avere tempo per la lettura. Io avrei una richiesta da Midbarra, una di quelle che mi è piaciuta, che mi è più colpita, sarebbe anche da averti detto anche molto poco, ma parli molto bene tu. A proposito della parola, mi sarebbe piaciuto sentire dal Roveto, che è quella che chiude la seconda sezione. Poi non so se ti cambio un po' troppo i piani. Poi, sì, sì, ma non mi ricordo però che pagina è. Tu la ce pagina l'hai? Non la so. No, c'è una parte. Chiude la seconda sezione, anticipo del giorno. Che secondo me è uno dei testi più belli a proposito della parola. E poi magari qualche brano ti sveglierà le trecce. L'hai trovata? Sì, la trovo. Eccoci qua. Sì. Eccola là. Ok. E
inizio con la citazione di Esodo 13. Mi diranno: qual è il tuo nome? Qual è il suo nome? Io che cosa risponderò loro? Questa è la poesia. Io ci sono, io ci sarò. Non ti lascio, io non sono ancora tutto. Colombino è il mio nome che cresce con l'uomo. In me c'è spazio per il grido, l'amore, il dubbio. Torna se vuoi, se puoi spicca il numero. Se anche mi scordi, non sarai mai solo. Bellissimo. Questo è naturalmente il modo in cui io ho immaginato che io possa descrivere il suo nome, tra virgolette, a lui, che non è un nome naturalmente personalmente definibile, ma è la promessa di una presenza. È chiaro, è chiaro. Ecco. Dimmi tu, allora, se posso... Dico io, allora, se leggi una, poi ci fai sentire qualcosa da ti slegherai le trecce, comunque, no? Un po' di idee, un po' di amore angoscianti, dei miti, no? Che sono un po' le passioni, i drammi che viviamo noi, no? Sono anche delle categorie con cui l'uomo si ritrova, si rispecchia, no? Le grandi storie dei miti. Però miti tutti femminili, io penso che abbiano qualcosa da dire a tutti, non solo sul discorso della natura femminile, no? Tu hai fatto un discorso anche sulla parola... E non lo so, io ho delle mie preferenze, ma poi non so che cosa hai scelto tu. Sì, prima di Pasenzi, ho detto bene, effettivamente ti slegherai le trecce è uno spaccato volutamente sul femminile. Naturalmente uno dei temi femminile è l'ombra che con cui a parte l'ombra accompagna tutti i libri che ho scritto in varie maniere. Ma dal punto di vista mitologico appunto è un modo di fare i conti con l'ombra, a volte non è riuscito perché è integrato, a volte no. Ma vorrei leggere l'ultima poesia da Midbara, perché anche in Midbara si parla non solo di archetipi, di racconti, ma di passioni. Intanto l'immagine che io volevo far trasparire da Midbara è anche quella di un uomo preso, anche se si tratta di profeti o di grandi personaggi veterotestamentari, sono sempre uomini che vivono nel dubbio. Nel dubbio e sulla soglia, diciamo, della caduta, o che sono caduti, che si sono rialzati e che però appunto grazie a quest'umanità possono dimostrare quanto sia importante comunque la speranza, non l'infallibilità ma la speranza. E un personaggio che mi è piaciuto ritrovare nell'Antico Testamento è quello di David, che è poeta per eccellenza e quindi anche lui, no, è importante per la parola. Anche mio figlio si chiama Davide, ma quindi poeta, musicista, addirittura Davide riesce, grazie alla sua musica, a venire la follia di Saul. Eppure, in questa poesia io ho ripreso l'evento, il momento in cui Davide si trova, ecco perché anche qui si parla di passioni, non solo di slegherai le trecce, ma anche nella Bibbia ci sono grandi passioni. David si trova di fronte alla morte del figlio Assalonne. David ha tre figli. David ha Amnon, maschio, da una donna, e Tamar e Assalonne, da un'altra. Quindi Assalonne e Tamar sono fratello e sorella della stessa madre, mentre Amnon è sempre figlia di David, ma da una madre diversa. Ora, Amnon usa violenza nei confronti di Tamar. Assalonne uccide per questo, per vendicare un po' la sorella Tamar, Amnon. E in seguito si ribella a David, il quale non agisce, diciamo. Nella mia poesia, insomma, è un po'
un amore che è incapace di prendere posizione nei confronti di questi tre figli. E il momento appunto di cui parlavo prima è la morte di Assalò, nel quale, essendosi ribellato al padre, viene diciamo inseguito dal generale di David, Joab, e nella fuga rimane con la lunga capigliatura impigliato all'albero e poi viene trafitto dalle frecce. Quindi in questo momento è David che parla, cioè è David che parla, diciamo l'accento, la luce si punta su di David e la poesia si intitola Dal legno. Perché non vibra più la corda capace di distrarre la schiera dei fantasmi? L'unica nota è un fruscio feroce, orrendo stormire di fronte. Oscilla dal legno il tuo corpo ribelle al cielo e alla terra. Quanto vuoto invano lo circonda, come pende in muta accusa. Irresoluto fu l'amore col quale non distinsi i vostri tre silenzi, la violenza, il tuo sdegno, la vergogna innocente. Ora li sento uno a uno svuotarmi la testa. Nel suo incavo chiamo in soccorso la follia, ma il ramo non si spezza. Al suo posto uno schianto inerte. Dentro il petto la voce è un peso morto. Grazie, bellissima, un applauso mio. Raffaella, il tempo va. Ti chiedo magari velocemente, senza un'introduzione molto lunga, di leggerci un paio di testi, ma ti slegherai le trecce, perché allora, poi lasciamo spazio alla musica e agli altri due ospiti. Allora, leggerò soltanto due, quindi quella di Cassandra, non iniziando dall'inizio, ma ricordando che Cassandra appunto aveva rubato, diciamo, il dono divinatorio ad Apollo senza concedersi al suo amore. E nella poesia, diciamo, questa mia rilettura la riscatto, cioè riscatto Cassandra nel senso che mentre la sua visione inizialmente era destinata a rimanere una visione fredda, proprio perché lei non si concede all'amore, quindi rimane a livello della razionalità fredda e quindi non creduta, alla fine, attraverso il dolore, la sua visione diventa una compartecipazione. E ricordiamo che Cassandra aveva previsto la sua stessa morte, perché Cassandra sarà schiava di guerra di Agamennone e con Agamennone tornerà a Micene, ma verrà uccisa insieme ad Agamennone dalla moglie, dalla sposa di Agamennone, Eternestra, e Cassandra prevede la sua stessa morte. Cosa ascolti? Sei un corso senza estuario, senza brezza. Dove il furore di chi si dà all'ignoto? Ti sprecci inutilmente perché non fosti amante del Dio che ti voleva nella luce, ma lui rubasti la notte, non la cetra, un freddo di feretra, il sipilo, la freccia dello sguardo, parola che si perde, ma il tempo ti converte, ora ti arde una visione terza, fatta vera soltanto dal dolore, e sai che non puoi farne dono. Sei sola al centro del tuo squarcio. Il futuro non vuole squarciatoie, ma la conquista lenta dell'uomo che nel buio dal passato cammina sulla brace. E baci, come quando, più bella, più forte, rimanerà in silenzio davanti alla tua morte. E concludo con l'ultimissima, quella di Raffaella. Raffaella, grazie. Sì. Iris, che è appunto la messaggera, è una messaggera che comunque anche nell'annunciare un messaggio doloroso può
sposa sempre questa empatia, questa compassione, anche quando ad esempio va a tagliare il capello di Didone e alla morte quasi tagliandolo il capello, oppure quando va nella dimora del sonno a chiedere al sonno di annunciare ad esempio adesso la morte dell'amato. Quindi è un po' anche la rappresentazione forse della poesia stessa, del desiderio comunque di una parola capace di essere autentica, vera, e anche di dire la verità, seppur dolorosa, ma trasmetterla sempre con compassione, diciamo. Come te, gentile, giunga la parola che si inarca, come te, leggera, si scorda sul dolore, lo prepari. Abbia il messaggio la precisa grazia del tuo piede, il suo coraggio nell'unire i termini più estremi, o nell'entrare dove mai nessuno sta di guardia. Si illumini la soglia come l'altro, dove scosti i sogni per passare. Intatti, cangianti, restino veri i colori che porti a ricordo dei mondi, che fino in fondo nessuno ti annuncia lo stupore. E sia sicuro l'annuncio come la tua mano quando rechi il vaso dallo Stige, o recipi pietosa il biondo capello della vita. Fatti bella, fatti dolce, Ancella, ultima voce. Grazie Raffaella Fazio, grazie mille a Vaghe Stelle dell'Orsa nella prima serata.